Da poche settimane è stato presentato il nuovo G-Com A5, un mini PC davvero portatile come potete vedere, che all'interno di questa scocca elegante racchiude delle prestazioni davvero elevate, quindi è il prodotto perfetto per tutti quei professionisti che cercano un dispositivo ad alte prestazioni, ma soprattutto anche affidabile da potersi portare durante il viaggio, comunque in giro nella borsa. Noi lo stiamo testando ormai da circa 3 settimane e quindi adesso siamo pronti a parlarvene in questa video recensione completa. Ciao a tutti amici di TechnoAndroid e benvenuti o bentornati in questa nuova video recensione. Come detto poco fa, oggi vi parleremo del mini PC G-Com A5. Iniziamo subito vedendo cosa c'è all'interno della confezione. Ovviamente, prima di tutto, troviamo il vero protagonista, ovvero il G-Com A5. Lo vediamo nel dettaglio fra poco. Una lettera di ringraziamento da parte di G-Com. I cavi di alimentazione con l'alimentatore, che, come potete vedere, è più grande del mini PC, un cavo HDMI ed infine una staffa con le viti se volete installare il mini PC sul muro. Sicuramente il primo aspetto che colpisce del G-Com A5 è il suo design raffinato ed elegante con questo color oro rosa. Le dimensioni sono di 117x112x49,2 mm e il peso è di 0,65 kg. Quindi, come potete capire, è estremamente portatile. Si adatta infatti perfettamente alla vostra valigetta e può essere facilmente montato dietro il monitor grazie alla staffa VESA inclusa nella confezione che vi abbiamo mostrato prima. Sulla parte frontale, come potete vedere, c'è il tasto di accensione, un jack da 3,5 mm per le cuffie, due porte USB-A. Da un lato troviamo la griglia da dove esce l'aria calda per il sistema di raffreddamento e dall'altro lato, oltre alla griglia, c'è anche una porta, un lettore di schede SD. Questa è una cosa che ho veramente apprezzato molto e fa capire anche che appunto questo mini PC è dedicato ai professionisti. Tenete conto che tante volte su dei laptop, notebook, che sono anche abbastanza costosi, non si trova un lettore di schede SD. Invece nella parte posteriore, oltre sempre alla griglia di raffreddamento, troviamo due porte HDMI, due altre porte USB-A, due porte USB-C e la porta Ethernet per collegarsi direttamente a internet ed infine la porta proprietaria per quanto riguarda l'alimentazione del mini PC. Quindi questo è come si presenta il G-Com A5. Sotto al telaio del G-Com A5 troviamo la potente architettura Zen 3 del processore AMD Ryzen 7 5800H. Questo chipset offre fino a 8 core a 16 thread, garantendo prestazioni di calcolo straordinarie e un multitasking fluido. Inoltre, l'aggiunta della grafica AMD Radeon Vega 8 porta immagini nitide e vivide perfette per gaming, editing video e streaming di alta qualità. Il mini PC G-Com A5 offre anche un'enorme capacità di archiviazione fino a 64 GB di RAM, consentendo un'elaborazione veloce dei dati e la possibilità di inserire fino a 4 TB di spazio di archiviazione su due unità. Questa combinazione di potenza di elaborazione e spazio di archiviazione generosa assicura che gli utenti possano gestire senza problemi anche i compiti più impegnativi. Le specifiche del G-Com A5 si traducono in prestazioni all'altezza delle aspettative, infatti l'architettura avanzata Zen 3 e la grafica Radeon Vega 8 di questo dispositivo offrono esperienze di gioco coinvolgenti, sessioni di editing video veramente fluide e soprattutto una riproduzione di contenuti multimediale impeccabile. La ventola di raffreddamento integrata assicura appunto un raffreddamento efficace anche con carichi di lavoro elevati, riducendo al minimo il surriscaldamento e garantendo un funzionamento abbastanza silenzioso. Lo abbiamo stressato molto in queste settimane e vi possiamo dire che non abbiamo avuto alcun problema durante il nostro lavoro, quindi editare video, creare grafiche e giocare a qualche gioco è davvero semplice. Incredibile che un dispositivo così piccolo possa racchiudere tanta potenza. Inoltre per il nostro lavoro è davvero un plus avere un lettore di schede SD integrato nel telaio del G-Com A5. La porta LAN RJ45 da 2,5G consente di accedere a connessioni internet ad alta velocità per un trasferimento dei dati più rapido e stabile, invece la connettività wireless è altrettanto buona grazie al supporto di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Insomma, il G-Com A5 si distingue per le sue prestazioni eccezionali, il design elegante e soprattutto la portabilità, quindi è veramente un ottimo dispositivo, ripeto, per tutti quei professionisti che cercano un dispositivo compatto,
potente, affidabile, robusto, perché comunque i materiali sono di alta qualità e, come vi ho detto durante questa recensione, noi l'abbiamo usato tantissimo per lavoro e veramente avere un prodotto così piccolo da nascondere dietro al monitor o addirittura in un mobile come quello dietro di me che è vicino alla scrivania è veramente qualcosa di eccezionale pensando alle prestazioni racchiuse in queste dimensioni. Ed infine, cosa molto importante, anche il prezzo, perché è veramente molto accessibile come costo. Arriva sul mercato ad un prezzo di 599 euro, tuttavia adesso se andate sul sito ufficiale, a proposito qua sotto in descrizione vi lascio il link, lo potete acquistare in offerta a 429 euro. Quindi onestamente, con questo rapporto qualità prezzo è difficile trovare di meglio del G-Com A5. Noi, ripeto, l'abbiamo usato per ben 3 settimane e oltre in maniera anche molto intensa e non ha dato alcun problema. Però, giunti a questo punto, adesso fateci sapere voi cosa ne pensate del nuovo G-Com A5 e, come al solito, se avete dubbi, domande, curiosità o perplessità, fatecelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo con la prossima video recensione.